Allora, che cerchiamo? San Francesco. No, Paradisi. No, San Francesco è più grande, è più generica. Certo, sì, sì. Eccolo. Ah, allora, San Francesco. Allora, gli autori sono Luigi Lanzi. No. Eccolo, la Cappella Paradisi nella chiesa di San Francesco in Terni. E all'archivio invece cosa abbiamo fatto? All'archivio era, ci ha accolto la responsabile, Sabetta David, che ci ha spinto, insomma, ci ha illustrato appunto le datelle del 400 attraverso documenti, attraverso la cartina e anche la pianta di San Francesco. Innanzitutto dovete pensare che qui in archivio noi conserviamo i fondi archivistici della provincia, in particolare quelli del comune di Terni, è una ricca biblioteca di testi di storia dell'arte, di storia del diritto. Per tutto il 400 c'è la serie chiamata delle riformanze, cioè le delibere del comune. Quindi informazioni su tutti i temi di interesse del comune, e tra questi anche sono registrati i passaggi dei frati francescani che hanno promulgato degli statuti a favore sia della religione ma anche della società e della economia, con Giacomo della Marca che ha promosso uno statuto contro i lussi, contro l'abbigliamento troppo frivolo delle donne. Ah, devo guardare là? Sì, okay. Vai. Allora, è stato innanzitutto molto interessante riscontrare quale fosse la stretta connessione tra la vita civile e la vita religiosa, nel senso che le predicazioni di Giacomo della Marca sono presenti addirittura nelle delibere comunali, per cui, e tra l'altro il Consiglio Comunale si riuniva all'interno proprio del convento di San Francesco, e era lo stesso Giacomo della Marca a dettare le norme relative ai costumi, alla vita della città, insomma. E poi siamo andati nell'aula storica comunque a fare la ricerca, però si accumulavano sempre più libri, sempre più libri. Arte e fede, questo mi guarda un concilio, questo scanno della Donna del Cielo e gli altri scanni. Dell'inferno, purgatorio e paradiso. Anch'io qua. Eccola, vedi Marco, la facciata della chiesa, come ce l'ha spiegata. La chiesa di San Francesco era una chiesa molto importante a Terni. Molti sono i documenti che ce lo testimoniano, sia documenti pubblici che privati. Nella chiesa furono fatte numerose opere, fu ampliata, furono aperte le nuove ali della navate laterali. Tutto questo con il concorso del Comune di Terni. Dopo aver consultato i documenti dell'Archivio di Stato di Terni, ci siamo resi conto dell'importanza della chiesa di San Francesco nella vita religiosa e civile nella Terni del 400, e soprattutto della potenza della famiglia Paradisi per aver commissionato ed ottenuto la decorazione di un'intera cappella nella chiesa più famosa della città, più importante e più famosa della città. Secondo voi è scritto bene così? Allora, l'affresco riproduce i tre regni della Divina Commedia. Cioè, sì, è scritto bene, ma io qua ho trovato una cosa diversa. Cioè, completamente diversa. No, però così non si può andare avanti. Io aspetto, ferma. Vabbè, raga, io propongo di dividerci in due gruppi. Tanto. Va bene, cioè, ognuno segue l'interpretazione che ha trovato, voi fate quella e noi seguiamo questa. Portiamoci i libri allora. Però sbrighiamoci che c'è più un problema. Marco, io non ce la faccio più. Prendila via con più filosofia, dai, su forza. No, tutti quei libri, ma... Facciamo uno sport, un gioco. Ciao, Francesca. Va meglio, dai. Ma ci siamo divisi in gruppi, no? Dai, andiamo. Io torno a fare le riprese. Andiamo. Va via, pizzi. Ops, l'ha lasciata accesa. Poi siamo andati di sopra, dove nella sala del punto delle ricerche, e abbiamo effettuato appunto le ricerche sulle basi di quello che ci aveva detto Elisabetta Davide attraverso i documenti. E io facevo le foto, quindi ho ripreso insomma le inquadrature, la truppa che registrava. No stress.
Grazie Marco. Pronto? Ciao ciao, a che punto siete? Guarda, abbiamo appena finito, stiamo uscendo. Ah, perfetto, anche noi siamo molto soddisfatti che l'abbiamo fatto. Ok, allora non so, ci possiamo vedere domani? Sì, domani va bene, davanti a San Francesco? Per me va bene a San Francesco, loro hanno va già bene, fatto. Va bene. Ok, allora ci vediamo domani a San Francesco. Va bene. Ciao, ciao. Allora, dopo la ricerca in biblioteca siamo riusciti a individuare due letture dell'opera d'arte. Allora, partiamo con l'interpretazione dello storico Lanzi, che come altri lesse nell'opera la raffigurazione della Divina Commedia di Dante Alighieri. Era stata pubblicata negli ultimi anni del 400 proprio a Foligno, che è la città di Bartolomeo di Tommaso, quindi il pittore poteva esserne stato influenzato. Adesso guardiamo la parete di destra. Nel riquadro inferiore i dannati sono raggruppati nelle bolge, poi a sinistra delle anime sono immerse nell'acqua e ricordano la terzina di Dante Alighieri. Livide insin laddove appar vergogna, era l'ombre dolenti nella ghiaccia, mettendo i denti in nota di cicogna. Al centro c'è la figura di Satana, in forme colossali, e siede dentro un'ogiva di fuoco, e siede sopra una testa di mostro leonino. Come nell'opera di Dante, che egli occupa appunto il centro della città dolente, quindi dell'inferno. E ci sono un gruppo di dannati che lo circondano e gli spingono addosso, gli offrono delle anime che lui mangia, distrugge. E quindi possiamo anche notare vicino all'ogiva di fuoco di Satana un elemento fantasioso, probabilmente preso dai poemetti medievali di Giacomino da Verona, che un po' erano ispirazione. Passiamo alla parete centrale, che rappresenta il paradiso diviso su due livelli. Nella parte superiore, come appunto nella Divina, c'è Cristo al centro in gloria, seduto nell'ogiva tricolore con entrambe le mani sollevate e con la destra fa il segno della benedizione. Nel lato opposto alla Vergine, secondo la disposizione dantesca, c'è San Giovanni Battista che vicino a un agnello ha cacciato sopra un libro. E come quinci il glorioso scanno della Donna del Cielo e gli altri scanni di sotto lui cotanta cerna fanno. Così di contra quel del gran Giovanni che sempre santo il deserto e il martiro sofferse e poi l'inferno da due anni. Poi sotto i piedi di Dio ci sono tre gruppi di angeli, quella al centro con la spada e un'armatura aurea e intorno altri piccoli angeli sempre con la spada e l'armatura. In essa gerarchia sono le tre dee, prima dominazioni e poi virtuti, l'ordine terzo potestà di è. Nella parete di sinistra, poiché qui era raffigurato l'inferno, il paradiso, si pensava che qui fosse scontato raffigurasse il purgatorio, che è composto in tre blocchi, in tre gruppi. A destra è trattata la discesa di Cristo al limbo, e quindi la liberazione delle anime del purgatorio a sinistra, e in basso invece sono le pene. Sempre tornando alla parte di destra, Cristo, con segno di vittoria incoronato, come scrisse Dante, sembra che risalga al cielo. Invece nel riquadro inferiore, per tutta la lunghezza, sono raffigurati i sette peccati capitali, ne rimangono solo cinque, che sono lussuria, ira, avarizia, vanagloria e accidia. Ma negli ultimi anni questa tesi secondo la quale gli affreschi sarebbero riconducibili alla Divina Commedia è stata smentita in favore di un'altra secondo la quale rappresenterebbero il giudizio universale. È soprattutto questa parete ad aver creato dei problemi di interpretazione. Infatti ci sono molte discordanze tra l'affresco e la Divina Commedia. Per esempio possiamo vedere in alto a sinistra gli accidiosi che per Dante sarebbero costretti a correre per l'eternità, qua nell'affresco sono soltanto immersi per metà nell'acqua. Oppure anche i vanagloriosi, per esempio, nella Divina sarebbero condannati alla corsa con dei pesi, qua stanno semplicemente correndo su delle fiamme. Un'altra discordanza con la prima interpretazione possiamo trovarla nel limbo, ciò che veniva considerato il limbo, che in questo caso però sarebbe collocato nella parete sbagliata. Infatti Dante lo situa nell'antinferno e non nel purgatorio. Proprio per questo gli storici dell'arte nella seconda interpretazione lo hanno definito come la parosia, cioè la venuta di Cristo nell'ultimo giorno che dà, diciamo, l'avvio al giudizio universale. E infatti è proprio questo che è la cappella, un giudizio universale in atto, e questo si può vedere anche nelle linee che convergono tutte fino alla parete centrale che è la parete del paradiso,
e anche tutte le anime hanno questo andamento verso il giudice in attesa di essere giudicate, quindi poi poter andare in paradiso oppure all'inferno. Secondo voi com'è qua? Va bene qua, no? Va bene, no? Cioè, sì, anche perché allora, se tu guardi ci abbiamo sia la biblioteca sia l'archivio, quindi... No, aspetta, l'archivio non l'abbiamo fatto tutto, però. No, aspetta, controllo, guarda un po', controllo. Sì, sì. Anche quella della professoressa ci abbiamo. No, no, questa c'è. Ci abbiamo tutto. Ok, sì, vabbè. Allora, facciamo diciamo vedere. Alla classe che andiamo al montaggio. Sì. Ok, aspetta un attimo. Vabbè, non va. Stiamo entrando in lato, no, un attimo il commentario. I think I'm just crazy.